Breve storia triste di quello che è successo su Aspi. Primo, la concessione, la vecchia concessione a Autostrade per l'Italia era piuttosto indegna, concessione peraltro segretata, e non si capisce bene la ragione per cui una concessione debba essere segretata, ma nel caso di specie era indegna perché l'utile netto, e si vedeva, lo poteva vedere chiunque, rispetto al fatturato era quello di un'azienda del lusso su un monopolio naturale, cioè l'autostrada è un posto dove il rischio di impresa che uno prenda un'altra strada è molto, diciamo, inesistente, la concorrenza è inesistente, quindi il rendimento deve essere un rendimento molto basso. Secondo la commissione tecnica, dopo l'incidente del Ponte Morandi, dice chiaramente che non solo ci sono responsabilità di mancanza di manutenzione, ma anche delle comunicazioni date al Ministero che aveva la vigilanza su quello che è accaduto, ma anche su altre cose, cioè ci sono un grave inadempimento continuativo, quindi c'erano sia gli estremi per la revoca, ma soprattutto se fossimo un paese normale c'è l'estremo per la decadenza della concessione, senza pagare le cifre enormi che rischiamo di pagare, che ri avremmo rischiato con la revoca. Però non si può fare perché in Italia ci vogliono 10 anni per questa decadenza e quindi ci accorgiamo di che vuol dire, cosa vogliono dire i tempi della giustizia, perché la decadenza può essere avviata e può essere ottenuta solo dopo un riconoscimento giudiziario. Terzo, ed è l'elemento più rilevante, quello che abbiamo visto in questi giorni è uno sconcio. Perché è uno sconcio? Perché di revoca si è parlato il giorno dopo del crollo del Ponte Morandi, per 2 anni non si è parlato di revoca. Quello che è accaduto è che se ne è ritornato a parlare per una ragione che nessun giornale cita, ma che è l'unica, cioè il fatto che l'8 agosto si inaugura il Ponte Morandi e non si può inaugurare il nuovo ponte, scusate, in sostituzione del Ponte Morandi e non si può inaugurare ridandolo ai Benetton, quindi va risolto il problema prima, magari però con un po' più di tempo e un po' più di intelligenza. La seconda ragione per cui tutto questo è uno sconcio è quello che è accaduto, cioè è accaduto che un presidente del Consiglio a mercati aperti ha detto io revoco, basta, si revoca e basta, si revoca e basta, il titolo è crollato, eccetera, eccetera, dopodiché non si revoca più a distanza di 24 ore. Cioè la revoca era l'unica soluzione, però non è più l'unica soluzione. Si fa una transazione i cui contorni sono ancora incerti, cioè quello che si legge in questo momento, cioè abbiamo cacciato i Benetton, non pagheremo una lira, non pagherete una lira, comprerete la società, quindi immagino che 2 euro li caccerete. E poi come valorizzerete la società? Secondo che parametro, per esempio, di pedaggio che deve decidere lo Stato stesso che comprerà la società? Insomma, ci sono molte cose che sono ancora poco chiare, però le dichiarazioni sono, come posso dire, trionfalistiche. Cioè le stesse persone che ieri dicevano revoca o morte, oggi dicono abbiamo raggiunto il miglior risultato possibile. In testa ovviamente il PD, che non diceva revoca a morte, non diceva più o meno niente, diceva noi siamo con Conte, ma che oggi sembra aver raggiunto un risultato stratosferico, ripeto, di una trattativa di cui non si conoscono ancora i confini. Tutto questo non accade in Venezuela, nessun paese serio occidentale si comporta in questo modo, forse Trump nei momenti di, diciamo, particolare non lucidità. Ecco. Questo è quello che è diventata l'Italia oggi e questo è l'essenza del populismo, perché l'essenza del populismo è la non serietà, il fatto di ragionare sempre in modo ideologico e anche il fatto di provare a fregare i cittadini dicendogli no, ma noi abbiamo sempre detto che avremmo fatto una transazione con il Benetton, non sbagliate, cosa vi ricordate? Che abbiamo parlato di revoca, ma era una strategia negoziale, non c'era. Tutto questo è triste. E tutto questo è dare del paese un'immagine sempre peggiore, purtroppo.